Buongiorno e benvenuti nella mia cucina, la cucina di A Tavola con Silvia. Allora, quest'oggi un nostro caro amico Ci ha fatto un bel regalo. ci ha fatto questo bellissimo regalo della polpa di cinghiale. Allora, io adesso lo andrò a mettere in marinata per fare un bel ragù, un ragù particolare, perché comunque non potrà essere macinato come la carne del, insomma, per fare il ragù, anche perché se lo facessimo a casa nel frullatore verrebbe una pappa perché viene troppo Certo. macinato. Quindi io che cosa faccio? Adesso lo metto in marinata, poi lo andrò a tagliare a pezzettini a punta di coltello. Ci farò questa sorta di ragù di cinghiale col pomodoro, però Ah, questa ecco. volta, perché in bianco già c'è la ricetta e adesso invece voglio farlo col Io pomodoro. vi metto nell'info box la ricetta del Sì, ragù bianco di grazie, cinghiale. Così grazie, almeno se vi interessa potete vedere anche quella. Prego. grazie. Allora, molto gentile. Guardissimi figuri. Allora, qui abbiamo mezza cipolla che io ritaglio ancora a metà. Una carota pulita che faccio a pezzetti o listarelle, vedete voi, insomma, potete fare come Come volete. vi è più comodo. Sì, senza spaccarvi le mani come farò io, penso ora, tra 3, 2, 1. No, strano. Delle foglie di sedano e dei gambi di sedano. Eccoli qua. E delle foglie di lauro che andrò a fare a pezzetti in maniera che così tutti gli oli essenziali andranno a far parte della marinata. Voilà. Metto un goccino d'aceto, più o meno, dipende sempre dalla quantità. Questo quant'è di Scusate, sarà cinghiale? più o meno 7-8 etti. E Ok. metto il vino Di rosso. Casa Ruggeri. Eccolo qui. È È buonissimo. buonissimo. C'ha un ottimo profumo, devo dire, sì. E se vi capita di passare in zona Monterotondo, andate a pranzo a Casa Ruggeri. Scusate, una bella manciata di pepe, continua a parlare di Casa Ruggeri. Mangerete con una vista spettacolare. Ma anche cose buone. Cose ottime perché sono tutte cose coltivate da loro e poi fanno una pizza che veramente è buona. Provatela, provatela. Provate. Adesso mescolo per un po', in maniera che così tutte le verdurine, le spezie, eccetera, vanno a far parte così della carne, della marinata, e poi copro, va bene anche la carta quella trasparente, eh? Io adesso avevo questa sotto mano, uso questa, onde Per quanto evitare tempo? gli sprechi, 24 ore, Ok. e poi ci rivediamo una volta pronto. E da mettere dove? Noi siamo nella nostra cantina. Esatto. E dove? Se no in frigorifero. Se no, il frigorifero è un posto molto fresco, certo Perfetto. non al forno. Ci vediamo domani. Domani. Allora, eccoci qua, sono passate le 24 ore e a questo punto vado a tagliarlo tutto in punta di coltello, ma tengo gli odori, mi raccomando, perché mi serviranno per il nostro sugo. Ok? Quindi adesso prendo il coltellaccio con l'omaretrico. Andiamo una affinata, scusate il rumore. Lo puliamo. Comunque il vino è ottimo perché Sì. si sente. Si sente ancora il profumo, è vero. Prendo un pezzetto. Lo vado a fare tutto a pezzettini e poi di nuovo a pezzettini, Vediamo. cercando di togliere ovviamente i nervetti, A ok? spezzatino fatto. Ci vediamo al ragù fatto. Beh, facciamo vedere come li ha tagliati tutti quanti i pezzetti. Vabbè, mo ci pensiamo. Va A bene, a dopo. dopo. Allora, eccolo qui, tagliato in punta di coltello con l'olio e gli odori. Il sale io lo metto sempre quasi a fine cottura.
Perché? Perché se no fa fuoriuscire tutto il liquido della carne e poi magari si lessa anziché rosolarsi. Vogliamo dire che olio abbiamo usato? L'olio caro, lo facciamo Eh sì, anche l'olio vedere. di L'olio del qualità gruppo è che caro. fa la differenza, quest'olio. Io vi metto i contatti nell'info box, così potete sentire, mandargli una mail, perché è un olio decisamente di qualità. Accoppiata vincente per questo piatto, Eh sì, l'olio caro e il vino di. di Casa Ruggeri. Allora, Il lavoro è ottimo finora, eh? Hai tagliato alla una perfezione. faticata, comunque ne vale la pena. Sì. Adesso sui fornelli lo facciamo rosolare e poi aggiungerò il pomodoro. Non è la ricetta originale, è la ricetta, la mia ricetta, d'accordo? Fidatevi, perché le sue ricette sono buone. Speriamo. Quindi ci vediamo sui fornelli fra poco. Allora, eccoci qua. Guardate come frigge bene bene. A questo punto mettiamo il sale. Una bella presa di sale. Mescoliamo. Facciamo insaporire per qualche minuto, di nuovo col coperchio, e poi mettiamo il pomodoro. Io metterò due tipi di pomodoro. Posso riaccendere? Ok. Dicevo, io metterò due tipi di pomodoro. Metterò un ciliegino e un pomodoro normale. Perché voglio dare anche un leggero tocco di dolcezza, perché comunque questa è una carne molto molto forte e un po' di dolcezza ci sta bene, ok? Quindi per questa quantità di carne, che sarà all'incirca, abbiamo detto, intorno ai 6 etti, Forse 7. forse 7, metterò una bottiglia e mezza di pomodoro, una bottiglia di quelle da 700 ml più o meno e un'altra bottiglietta più piccina di quelle che si comprano. Vi faccio vedere, facciamo prima, Decisamente sì. arrivo, eccola qua. Questa non è una marca conosciuta, ma è buonissimo, vi posso assicurare, è un pomodoro veramente molto buono. Questo più un'altra bottiglia di queste, insomma, Di quelle da da supermercato. 700 ml circa. Ci Ci vediamo dopo. vediamo dopo. Allora, spegniamo il fuoco, togliamo il coperchio. Come mi piace il pomodoro quando bolle così. Allora, le verdure le andrò a togliere e lascio sobbollire con la fiamma bassissima per almeno un'ora e mezza, due. Va bene? Quindi ci rivediamo tra un paio d'ore più o meno. Intanto tolgo le verdure. Ovviamente la degna fine di un ragù fatto col cinghiale in questo modo, qual è? Con le fettuccine fatte in Fatto in casa. casa. Guardate che spettacolo. Guardate come sono belle spesse, come Sì, a piacciono noi. a Io noi. vi metto anche nell'info box come fare le fettuccine fatte in casa, perché Guardate, lunghissime, non si c'è anche il spezzettano. video di quelle lì. E Ecco qua. E ora? adesso l'assaggio. Dice che sono buone. Volendo potete permetterci sopra del parmigiano, del pecorino, vedete voi, però io vi consiglio di non metterci nulla perché ci rovina proprio il Sì, sei sapore, riuscito anche a stemperare un po' quel sapore che di solito è forte. grazie amore. Brava a tavola con Silvia. Grazie mille. Ragazzi, ci vediamo alla prossima ricetta. Si freddano. Ciao a tutti. Ciao.